il 6 Angelucci e conclude il quintetto numero 21 Coltro. Dalla panchina esce un giocatore come Venuto, come Angelucci. Angelucci è già in campo. Mastrangelo prova ad attaccare il ferro, però ha ben chiuso ed è a rimorchio. Grande movimento, il taglio di Chinellato, 4-0. Ottimo. Palle fuori per il tiro di Mastrangelo che sbaglia, il rimbalzo di Pagani, il raddoppio di marcatura. Poi Chinellato prova ancora, palleggia, resto e tiro. Ancora Riccardo Chinellato, 6 punti per la Sebastiani. Se vogliamo strana di piazza, ma va a disturbare il play. Mastrangelo fino in fondo, scarica ancora per Riccardo Chinellato da sotto, che la mette ancora dentro. Ottavo punto di Chinellato, e quindi forse lascia anche degli spazi. Gli dà spazio sicuramente. Contento in entrata. Fa quello che gli piace di più fare, lanciarsi in contropiede e andare a segnare 2 punti in più. E allora Marco Contento la porta avanti dall'altra parte, ancora il blocco di Pagani e poi Pagani che sul dai e vai è bravo a scivolare fino a canestro. A portar palla per la Sebastiani, riceve Contento, nessun cambio effettuato e ora Contento prova il tiro da tre, la mette Marco Contento e la sua tripla, 16-10. Eh sì, comincia ad ingranare un po' Piacenza, quantomeno in attacco le cose vanno sicuramente meglio, in difesa qualche buco lo lascia ancora. Sì, lasciano qualche buco sotto canestro e Busciati per Piccin, ora prova lui a tirare da tre e la mette Lorenzo Piccin, 21-13. Paesano, Chinellato, attacca il ferro, palla per Mastrangelo, Piccin palleggia, arresto e tiro, vuole riscattarsi, poi il rimbalzo è di Paesano prova ad avvicinarsi a canestro, bravissimo il suo movimento e poi da sotto a tabellone la mette dentro, 26-21. Meritato perché Piacenza sta giocando bene, sta difendendo abbastanza bene, ora Paesano riporta avanti Rieti, Busciati proprio per forse spiegare cosa vuole da lui. Piccin è solo, prova il tiro da tre, lo trova Lorenzo Piccin, si arrabbia invece dalla parte opposta. Contento ora, Rieti deve attaccare con maggiore efficacia come ha fatto nel primo quarto. Piazza è solo, prova la tripla, Alessandro Piazza la mette dentro, 36-32. Con Mastrangelo la palla è fuori per Contento, Contento attacca, scarica per Piazza che non ne riesce a tirare, poi salta la marcatura con una finta, palleggia, resto tiro del capitano, sono i suoi tiri, fallo di Pagani e quindi Piazza ancora, scarica per Chinellato che non tira, attacca il canestro, poi arriva il decimo punto di Chinellato dopo i primi 8 iniziali. Mastrangelo, Busciati finta il tiro da tre, poi vede il taglio di Ceparano e questo è un grande assist da parte di Busciati. Ottimo. Ceparano deve entrare in partita, eh? Del pubblico del Palazzo Giurna che ha visto di meglio, poi Ceparano attacca canestro ed è rapidissimo e fortissimo. Lo conosco quando... Bravo stasera, dobbiamo dirlo. Poi l'errore al tiro è ancora Pagani che va a trovare un canestro importante, Roberto. E trova anche i minuti e gestire questo vantaggio. Piazza per Piccin, ancora Piazza, solo il capitano e infila la tripla, e infila la tripla del campione come ci ha abituato. Infortunio la maggior parte, ora recupera la palla Contento che si lancia a canestro ed è una passeggiata per lui. Sì, va in contropiede. Lungo decisivo a questa partita. Piazza accelera, scarica per Paesano, Paesano è solo, cambia mano e poi dalla parte opposta la mette dentro. Per Paesano si tratta del nono punto. Di Piazza ha capito quando era il momento di prendere la squadra sulle spalle, vista la sua esperienza, nonostante sia dolorante a una spalla. Ceparano prova da tre, realizza Alessandro Ceparano e sta di nuovo diventando una gara importante la sua. Ceparano ora che prova a creare movimento alla difesa avversaria. Paesano, una finta, poi lo scarico per Chinellato che da sotto realizza. Forse c'era ancora qualche fallo, gli arbitri non fischiano. Ha dato i ritmi, ha messi 8 punti consecutivi
insomma il capitano si è sentito. L'entrata di Contento, va a doppia cifra anche lui. Un grande applauso oggi a Alessandro Piazza. Frattoni prende il suo posto, c'è Parano, attenzione, scivola, va a schiacciare lo stesso, va a schiacciare lo stesso nonostante sia da fermo, ha schiacciato. Angelucci subito al tiro, sbaglia anche lui, quindi non è questa l'ultima azione, ne mancano tre, ma finisce così, 71 a 52 il riepilogo, Fabrizio.